parole.
Eccoci ai quarti di finale. Due partite che abbiamo scelto. La terza, ricordiamo, è visibile nel gruppi Fibis direttamente su Facebook, quella fra Amos Casadei. Dicevo, la partita fra Amo Casadei e Walter Cantelli
bruciata per Samuele Tronconi. Rimpalla, nulla di fatto. Denis Morini alla bocciata. Sbaglia Melideo, terzo in arrivo. Trova del pallino per caricarlo e andare a segnare. Comunque siamo 3 contro 1 per la coppia Romualdi Graffieti. Siamo su Samuele Tronconi, sbaglio sul largo. Credo che abbia venduto il punto.
disastro della coppia Tronconi-Nannoni. Eravamo 3 contro 0 con punto bianco, ci siamo ritrovati col punto rosso. E lasciare un pallino così gratuitamente a Iuri Minocchi potrebbe veramente andare a finire in una certa maniera. Lì Grazia addirittura va a pagare, no, va a fare 4 buoni, scusate. Lele Romualdi, primo pallino. Primo 10. 19-7. Ottima prima per la coppia Morini e Melideo. Cambia però la biglia del Romualdi. Ennesimo cambio biglia e altro punto stretto. Tanto Iuri Minocchi filotto di prima, 17 punti totali.
a 0. Dieci punti a bocciare e vediamo se il rientro porta lo strike. No, 19 pari. Tanto c'è il filotto per Samuele Tronconi, il 10 di rientro, 12-17. Descendo.
Terzi in arrivo per Loris Nannoni. Fine la toglie. Siamo comunque 3 contro 0 per Minocchi e Bonoli. Intanto seguiamo 21-19, lui Lero Moaldi. L'ultimo bruciato un 10. Sono 6 punti, 27-19. Discreta prima di Melideo, c'è l'angolo di entrata per il cambio, ma questo Massimo l'ho già visto anche prima, che dalla parte bassa apre poco e in questo tiro si è svantaggiato. Comunque c'è la terza in arrivo per Claudio Graffietti. Una biglia per Gabriele Bonoli, 19-12. Diventa 29-12.
clamoroso tiro di Yuri Minocchi, la palla si infila in mezzo ai birilli, ma punti zero. Tanto è vero, Romualdi prova la fuga, 39-19. C'è un po' un concorso di colpe, eravamo tre biglie contro una. E alla fine hanno bocciato gli avversari. Tocca a Bonoli provare di replicare dalla parte alta, vediamo. Punti zero. Buona biglia di Morini. Graffieti è misurissima e lo trova. Seguiamo intanto Samuele Tronconi. Trova il 10 e il 12 di rientro, 27-29, tutto da rifare. Tanto Melideo, finalmente una gran bella palla. Ultima biglia per Graffieti e posizione non semplice. Diciamo che non c'è vantaggio, anche se prende il punto, credo che sia. Infatti che il punto mi sembra... Sì. Mi sembra molto difficile questo punto. L'unico tiro è contro la bianca qui a destra vicino alla rossa, e se prende Mazzabiglia può andare a scardinare il punto, infatti è il tiro che farà naturalmente. Un po' in spinta devo dire. Ci vuole un 15-20 centimetri. Deve portare il pallino verso l'altra bianca. Vedi, è buona anche rossa, eh. Anche rossa è buona. È molto fuori. Ecco, per me l'ha tirato così lui. Lo stesso. C'era questo studio per andare a fare il punto. Adesso da qua non è dato sapere. Dipende quanta distanza c'è fra la rossa e il pallino, perché bisogna giocare su quella, ma se la distanza è... Il problema è che la bianca non va via perché è stoppata dalla rossa. Esatto. Meno facile di quello che sembra. Sì, proverà credo di rialzare un po' pallino se con questa spinta. Durissima. Ma è uno di quei punti che si poteva anche lasciare. Ma non è detto che venga segnato, eh. Attenzione a lasciare dei pallini nelle Romualdi, 42-19, un bocciatore a tratti anche devastante. Una volta molto più che a tratti, adesso naturalmente qualche battuta d'arresto ce l'ha anche lui, ma intanto si trova il 4, 46-19.
27 di vantaggio. Ricordiamo che in semifinale c'è già la coppia Cicali-Galli, l'unica che non aveva l'avversario, essendo 7 i gironi di questa gara. Una prima non benissimo per Melideo, invece è buona questa di Romualdi. Sbaglia Minocchi, non prende la propria, lascia il pallino agli avversari che possono andare per il sorpasso. 29 pari. Fuori da... Credo che sia il gioco in alto, attenzione. Due punti buoni? Però due punti buoni, ma quello è il posto dove è meglio non mettere la palla qui urino. Diciamo anche con tanti altri. Però... ma sicuramente non è la persona ideale. Non credo che andrà a punto Minocchi. Non credo neanche io. Mi aspetto un tiro veloce, anche perché col colpo che da lui quando fa il lancio di palla schizza, si è presa naturalmente nella maniera corretta, va fuori quasi automaticamente. Chiedendo al suo compagno cosa facciamo, ma secondo me... Secondo me ha già deciso cosa fare. Poi dopo, naturalmente giocando in coppia è giusto avere l'assenso del compagno, ma... Credo che il compagno Valerio stia dicendo ci tiro io di striscio, lui infatti non è molto d'accordo. E infatti, attenzione che si può combinare anche un disastro, tiraggio di striscio. Intanto questi sono 16. Punto bianco. Questo lo sento un po' strano, perché tirando con questo cinto tu sai che la tua rimarrà sopra il castello, sì, anche a tirarla bene. Però intanto tocca ancora la coppia Minocchi di Bondi. Tanto sono 12, non 16. Sotto, poi ritiro da sopra. Sì, tanto sono 12 e non 16. 12? Non è venuto giù lo metto di coda. Esatto. Anche perché se veniva giù era un tiro più facile, no? Così invece la palla è dentro il castello e ci sono tutti i birilli, quindi non è poi così facile, ecco. Vediamo se deciderà di arrivare con 2 centimetri di spinta. Trasponde sulla biglia. Con 2 centimetri di spinta.
Ma lento, il giocatore si chiama Yuri Minocchi. 16. No, ancora 12. 53-30. Mai giù rosso da solo. Attenzione che potenzialmente può anche finire la partita in questa mano. Morini 21, Morini Malideo 46, Romualdi Graffieti. E naturalmente corta. Filotto con la spinta corta, direi anche. No, 29 il tiro da fare. Attenzione, ancora Minocchi dalla parte opposta. Ancora trasponde a cercare il pallino per il rosso. Larga. Questa volta è larga. Toccherà al suo compagno, attenzione che alla fine di questi tiri... Dopo tocca agli avversari. Ci sono due dita sopra. E bisogna anche trovare il sistema di nuovo. Se hanno il tiro di Romualdi può fare traversino del pallino. Vediamo. No, decisamente larga. Lunga corsa per Bonoli. Attenzione. Paga un bianco e scivola via. Adesso... Che brutto tiro, non mi è piaciuto neanche un po'. Neanche a me. Anche perché adesso ci sono delle conseguenze probabili. C'è un bellissimo tiro di trasponde dalla parte sotto, se pizzichi la biglia bianca fai un birillo due e poi di colore all'interno. Mi è piaciuto poco. Sotto ne veniva 2000. Sì, ne veniva un bel po'. Così invece adesso tanto è venuto zero. Bisogna andare a considerare che punto dovrebbe essere. Sembrerebbe il calcio della palla qui in cima con la spinta controllata. Ma. Diciamo che risponde, attenzione, zero. Sembrava che a coinvolgere il pallino c'era vantaggio, ma non è stato coinvolto. Adesso attenzione che... Adesso devi stare attento perché... Tanto Graffiti cerca di fare un otto di colore che sarebbe molto molto bello. Se tocca la bianca, non la tocca, scappa via. Samuele Troncone, attenzione, vediamo.
trovo un birillo, possiamo dire che ha tirato bene. Sì, se alla fine della mano dicevano ne prendete solo 6, loro avrebbero firmato. Tutti contenti. 41. Mi riferisco dopo l'ultimo tiro di Bonoli, naturalmente. 41-53. Prima delle Romualdi più 20. Rimangono più 20. La progressiva di Samuele Tronconi trova 4 punti, meno 8, 45, 53. Un incredibile effetto buono. Risponde Denis Morini, entra troppo paradossalmente. Una biglia di graffietti. Una biglia, una buona biglia di Morini. 31, c'è la possibilità di ritornare in partita. Con un pieno sì, vediamo se continuerà sulla spinta corta. Oh. Si tornerà all'antico, direi però che sarà spinta corta quasi sicuro. Infatti, credo che questo sia il 49esimo. Siamo 41-49. Invece c'è il contro nessuna, sta guardando come inventare un altro miracolo. Con questo tiro vediamo cosa si inventa. Un errore grave di Melideo.
56, Minocchi, Bonoli, 45, Tronconi, Nannoni. Grillo esterno, Pinocchi, vediamo se c'è il rientro. Eccolo il rientro da 10. Che rientro è una calata del biliardo. E comunque 66 a 45. Adesso vediamo se i giocatori attaccheranno. Tronconi pensa attaccherà subito il pallone. E non è male, attenzione che non è male. 12. Assolutamente no, tiro bellissimo. 57 a 66. Ancora di striscio Bonoli, calcio del pallino. Otto punti, 74-57. Rispondere e salire per Iorimino Accheri che va a cercare due bianchi per chiudere della biglia bianca e... ecco partita e naturalmente non adesso si sa ci andiamo a concentrare sull'altro match, andiamo a spostare Romualdi Graffieti, anzi 62, 41 invece Morini e Melideo. Credo che avremo Minocchi di Bonoli contro Cicali Galli, credo. Però non lo so, l'unico è andare a vedere. Sì, te lo confermo. Mentre il vincente di questa partita affronterà il vincente di Casadei Cantelli Ancarani Benedetto. 68 a 50 per Cantelli e Casadei. Terza biglia per Romualdi Graffieti. Effetto, attenzione a essere larghi, biliardo che apre tantissimo, riesce però a recuperare il punto, ci voleva. Ci sono adesso tre biglie
Bisogna assolutamente prendere il punto con la prima. Sono 3 punti di colore per Denis Morini, 44, sempre alla ricerca del pieno per rimanere in scia agli avversari. Ah, questa volta c'è l'errore. Non può uno fare sempre 10 tutta la vita. Questa volta c'è l'errore, figlio della bozzata corta naturalmente, perché come avete visto il pallino si ferma un palmo dal castello. Raffaele Romualdi lontano, perché sa benissimo il rischio qual è. Siamo rimasti, diciamo, specchio, ma non è che gli avversari siano tanto contenti di fare tiri da tavolo a questo punto. Graffietti, vantaggio di 62 a 44, non vorrebbe mai fare questo tiro. Prende il pallino. Non sappiamo, ma se
se il punto è bianco, Morini andrà sicuramente a calcio alla velocità della luce. Calcio veloce. Attenzione, non è mica fermo, il pallino va a prendere lo spigolo, passa due volte vicino ai birilli, ma punto zero. C'è il punto, è andata anche bene, quasi a tutti e due. Vediamo se la coppia bolognese in forza a Romea Ravenna riuscirà anche a uscire da questa morsa. Deve prendere la rossa piena per far partire il pallino. Vediamo. Graffietti sta giocando a un gran livello, sono tre di colore. Si porta 65-44. Durissima per la coppia bolognese, sempre di rincorsa. Solo due con questa progressiva. 6-7-4-4. Serve mettere una biglia perfetta. Alla fine si allarga la biglia, lascia la possibilità del punto. Trasponde e risalire dalla parte bassa, si passa fuori dalla palla bianca, di angolo si arriva, l'ideale è prendere la rossa, perfetta. Palla perfetta. Tiro dalla parte opposta per Denis Morini, deve toccare il pallino, non lo tocca, passa un capello. Durissima uscire dalla morsa dei due giocatori di Forlì, in realtà Graffietti adesso abita a Grosseto, ma è Ravennate.
niente da fare, direi che con questa mano c'è più poco da fare, intanto un altro bolognese dall'altra parte, Boccia fa 4 punti e si porta a 75 Cantelli, è già due pallini che passano il capello da realizzare tutti. Siamo quasi ai titoli di coda. Vicini ai titoli di coda, ultima biglia per Melideo. Va lì. Dopo toccherà gli avversari. Prova per i 5, sarebbe importante, si vota per Filotto, la prima entra, questa non dovrebbe essere un grosso problema. Attenzione che è stretta, però probabilmente scivola via, dovrà trovare il 10 per chiudere. 7-0-4-4 match ball Lele Romualdi. Brillo di prima. Esce dal castello il pallino. 7-2-4-4, vantaggio ancora considerevole. Può ancora gestire il match.
Sabiglia, Claudio Graffieti prova a trovare il pallino. Lo trovo. Non tocca nulla Morini, ultimo in arrivo. Errore di Graffieti. 46 Morini Melideo, 72-72 Graffieti Romualdi. Un filotto tanto per cambiare. Il 10 di terza passata, ma 56 sono ancora molto pochi. Buona prima per la coppia Romualdi Graffieti. Non ci sono punti a nostro avviso, forse con il pallino, ma è un tiro parabolico a dir poco, un probabile colpo in testa, cercare di rubacchiare qualcosa e portare su il gioco. Bisogna avere un tiro fortunato, se no è dura tornare in partita. Non ha importanza se il rischio è di bere partita, dobbiamo provarci. Il gioco è in alto. Diciamo che il minimo sindacale è stato trovato, ci voleva anche però almeno un birillo. I famosi due birilli per atterrare a quota 64. Sì, così invece il tiro da 24 è sempre un bel tiro, eh. Ci sta anche quello, l'abbiamo già visto oggi, altre volte, quindi
prova di coprirsi Romualdi. C'è una bianca sotto Castello che domina tutto il centrocampo del Bigliano. Difficile pensare che Morini faccia un tiro d'attacco. Alla fine tirerà Melideo, quindi questa lunga corta che non mi sembra particolarmente agevole, sia per il lancio di biglia sia per l'angolo, e soprattutto perché gli avversari sono a 72, vediamo. Sicuramente bisogna tirarlo fuori traiettoria, bisogna provare. Vietato prendere il pallino, lo prende bene. Ha tirato molto bene, bisogna dire la verità. Bel tiro di Melideo. C'era questa correzione, poteva portare a qualche birillo. Questo non tirato. Tanto c'è un finale thrilling anche nell'altra partita. Sì, ricordiamo che Cantelli ha 78-71. Ricordiamo che Cantelli ha 78 ha sbagliato il birillo. Per adesso quelli che hanno sbagliato il 1978 hanno perso, Sì. Quando gli altri erano in zona, naturalmente. Prova di far scendere il pallino, mamma mia che rischio. Mamma mia che brutto errore di Graffietti. Attenzione, questi sono gli errori che rimettono in partita gli avversari. Lo ha tirato prima il pallino, deve tirarlo anche adesso, il matematico. Adesso c'è... Però non ci è piaciuta la scelta, perché ricordiamo che era in vantaggio di biglia, quindi si poteva magari anche provare di segnare. Vediamo questo tiro di pallino, lunga corta, entra leggermente troppo, ma trova. Questa è una difesa, un tiro sia d'attacco che di difesa, ci sarà uno di colore. Sì, è tassativo provare dopo che provare di fare il pieno e mettersi a un tiro. Va di lunga corta Morini. Attenzione, mamma mia che svarione. Frittatone. Beh, questo è un errore figlio di un lunga corta che si poteva tirare
tranquillamente, ma c'era un... Non so figlio di che cosa, perché è un errore come un rigore laterale. 79-56. Incredibile questo errore, sono rimasto male. E c'è la chiusura. Peccato. Quindi vanno in semifinale Romualdi Graffietti, tanto credo che sia una coppia che si è, correggi, arrivata in semifinale a Porto Rose quest'anno? Bene, noi intanto chiudiamo il collegamento, ricordiamo che il finale dell'altra partita è visibile direttamente su Facebook. Hanno vinto Benedetti e, lo diciamo, e Ancarani, quindi a breve le semifinali. Tempo di un bagno, poi iniziamo le semifinali.